Ciao a tutti ragazzi, ebbene sì, Ivan è sempre sul pezzo. Pokémon Masters, ragazzi, oggi è uscito e ve lo porto immediatamente, immediatamente, che voglio vederlo insieme a voi, ragazzi, che cosa ci attende in questo bellissimo gioco. Dai, iniziamo subitissimo a provarlo. Lingua delle voci, assolutamente giapponese. L'ho collegato all'account Nintendo. Ok ragazzi, attenzione. Allora, il suo motto è determinazione, difesa granitica. È un capopalestra affidabile che aiuta volentieri gli allenatori alle prime armi. Brock! Blu, nipote del celebre professor Oak, nonché uno dei più forti allenatori di Kanto. Rosso è per lui un amico e un rivale storico, che sarebbe Gary. E rosso immagino sia Ash. Iris, giovane talentosa cresciuta con la famiglia. Insieme ai Pokémon di tipo di drago, una delle più giovani campionesse. Rina, giovane allegra e dal forte senso di giustizia, ama essere al centro dell'attenzione e sogna di lottare contro tutti gli allenatori del mondo. Chiara, capopalestra chiacchierona, è un po' super. Suoi carinissimi Pokémon, e quando perde si mette a piangere per la rabbia. Rika, uno dei capitani di scuola, gira il mondo. Non posso leggere perché. Non ce la faccio, vabbè. Comunque ci sono, diciamo, dei personaggi che sono sia della prima generazione, sia di quella di adesso. Di allora. Heila! Ti do il benvenuto nel mondo dei Pokémon Master. Io sono Blu, un allenatore di talento eccezionale. Per prima cosa, dimmi come ti chiami. Scusate ragazzi se continuo ad abbassare, ma è altissimo il gioco. Van Helsing, dai. Vai. Che figata, che figata. Mi piace, mi piace. Vediamo un po'. Scegli una foto. Questa qua mi piace un po' di più. Ok, vediamo un po' gli occhi verdi. La faccia, ok. I capelli. I capelli li farei volentieri. Io ce li ho sul castano. Ma così vanno bene. Va bene, cosa aspetta? Potrò cambiare in seguito? Sì, dai, va bene. Van Helsing, però è un bel nome. Bene, Van Helsing, ti aspetta l'appuntamento più esclusivo dedicato a un allenatore di Pokémon. Il World Pokémon Master, o VPM in breve. Il VPM è un torneo in cui gli allenatori provenienti da tutto il mondo si affrontano in squadre di 3 contro 3. Ogni allenatore può mandare in campo un solo Pokémon e per vincere serve un gioco di squadra eccezionale. Durante la tua avventura incontrerai tantissimi allenatori. Già non vedi l'ora, eh? Forza allora, si parte! La tua avventura nel mondo dei Pokémon Master sta per iniziare. Però è molto più simpatico di Gary. Di solito Gary è un po' più una palla. Abbiamo Pikachu come starter. Attenzione. Immagini di dover cliccare, la butto lì. Piacere di conoscerti, io mi chiamo Tish e sono la receptionist del World Pokémon Master. Quindi tu sei Van Helsing e vuoi partecipare al VPM assieme al tuo Pikachu, giusto? Allora questo è per te. Hai ottenuto Porygofono. Attenzione. È un porigofono, un dispositivo indispensabile qui a Pasio. Contiene tutte le informazioni di cui hai bisogno. Nel VPM si lotta a squadre e grazie al porigofono potrai contattare altre unità per formare una squadra imbattibile. A proposito, unità è una parola speciale che usiamo a Pasio per indicare un allenatore e il suo Pokémon. Per caso stai cercando dei compagni di squadra? Ora che ci penso, due unità stavano giusto cercando qualcuno per la loro squadra. Le contatto subito. Ciao, ci hanno detto che anche tu stai cercando altre unità per partecipare al VPM. Conta pure su di noi, Valencia. Facciamoci valere al VPM. Non sei d'accordo anche tu, Misty?
Perché no? Ho uno sguardo molto determinato. Io sono Misty, vedrai che la nostra squadra farà faville. Ok, ragazzi. Cioè, quindi combattiamo in team con Misty e con Brock. Attenzione. Hai sentito parlare di Misty, la sirena maschiaccio, nonché capobestia di canto? Beh, sono io. E io sono Brock, piacere. Io sono Brock, sono un capo palestra. In quanto a determinazione non sono secondo nessuno. Brock e Onyx. Praticamente, in questo gioco qua, se non ho capito male, giocheremo con i vari capi palestra delle varie regioni. E anche con altri, diciamo. Beh, e adesso che abbiamo formato una squadra è arrivato il momento di andare in città. La città in cui si trova questo centro Pokémon è piena di altre unità. Vedrai che troveremo sicuramente dei nuovi alleati. Tieni, prendi pure. Fammi sapere quando sei pronto e andiamo. La mappa della città? Oh, interessante. Ok. Andiamo prima da Brock a parlare. Ho visto molti posti qui a Paseo, sai. Ho già visitato le montagne e persino le rovine. Certo, è vero che sono qui per allenarmi e per partecipare al VPM. Però che male c'è se mi vado a fare un giro o due da qualche parte? Non guardarmi così, non sto sprecando tempo, se è quello che pensi. Ok. Io e i miei Pokémon siamo specializzati nel rimettere in sesto i Pokémon e nell'aumentare le loro statistiche. L'attacco non è il nostro forte, ma in quanto a supporto non ci batte nessuno. Siamo abituati a soddisfare le aspettative degli altri. Puoi fidarti di noi. Benvenuto, diamo un'occhiata alle tue guide aeree. Ah, ok. Quindi dobbiamo fare la storia, andiamo avanti con la storia. Nuovo capitolo sbloccato. Capitolo 1, un inizio ricco di speranze. Ok, vediamo. Ah, devo cliccare su di là. Un incontro in città. Vai. Si comincia. Siamo a Centropoli, la città più grande dell'isola artificiale di Paseo. Mi è venuta in mente un'unità che potrebbe proprio fare al caso nostro. Andiamo a cercarla. Parli di planetici di Unima? Unima era Unima. Oddio. Adesso faccio figura di merda, ragazzi. Non mi ricordo se era Unima o Unima. Vabbè. Vero? Credo che sia nella piazza poco più avanti. Basta, non potete obbligarci a lottare con voi. È contro le regole. Che succede? Cos'è questo chiasso? Sembra che qualcuno stia litigando. Andiamo a vedere presto. Guardate chi c'è. Spiacente, ma al momento non sono disposto a lottare. Non voglio far stancare il mio Pokémon. Esatto, se proprio volete lottare con noi, dovrete tornare un altro giorno. Che altro giorno, altro giorno? Vogliamo lottare contro la campionessa Camilla, subito. Quanto ci ricapita, un'occasione del genere. Forza, preparati ad affrontarci. Ehi, voi due, smettetela subito. Non avete sentito? Mi hanno detto di no. Bro, che misti? Tutto bene, Rina? Non preoccuparti, ora ci pensiamo noi, questi due. E voi che volete? Cercate rogne? Interessante. Fatevi sotto, allora. Vediamo chi la spunta. Fine? Basta? Cioè, questo, era solo storia questa qua, ok. Immagino che adesso però ci sia il combattimento, per forza. Verso la città, ok. Non è possibile cambiare squadra. Ah, quindi potremmo anche cambiare le squadre eventualmente, poi più avanti. Quindi potremmo cambiare Misty e Brock. Cioè, non conoscete le regole? Quando gli sguardi si incrociano, parte la sfida. Noi lottiamo con chi ci pare e piace. Girate al largo e ve ne pentirete amaramente. Ok. Parte la sfida di Jessica Ribelle. Un Pidgey. A Pazio si lotta 3 contro 3. Gestisci 3 unità nello stesso tempo e punta alla vittoria. Allora, uno Zubat. Quello lì, Fantasmino, non me lo ricordo mai come caspita si chiama. E un Pidgey. Prova ad attaccare contro uno Shock di Pikachu. In realtà volevo. Vabbè, devo farlo su lui.
Sferrare una mossa, consuma la barra mossa. Seleziona il quadro di Brock per far attaccare il suo Onix. Ok. Ok. Ah, ce l'hanno proprio con Stadio. Attenzione. Ma quindi sto sbagliando io? Aspettate un attimo. Ah, ho capito, dovevo far veloce io, cacchio. Continuavo a farmi colpire, cacchio, ragazzi. Ok. Wow. E non è che tipo dovete aspettare che lo faccia il gioco. Siete voi che dovete farlo, ragazzi. Siete voi che dovete attaccare subito. Era Starmie, scusate, non Stario. Ma cosa? Ah, stavolta c'è andata male col rapporto tra i tipi. Se ne avremmo vinto di sicuro. Non ci lasciamo scappare così facilmente l'occasione di lottare con la campionessa. Simpatica la tipa, eh? Adesso dobbiamo andare contro di lui. Siamo venuti a sfidare la campionessa. Che volete? Levatevi di mezzo. Sareste inutili anche per fare il riscaldamento, ma se proprio insistete, fatevi sotto. Ok. Parte la sfida di Boris. Ok, vai. Non so se ho capito la meccanica. Allora, ogni unità è debole verso un determinato tipo. Quando un'unità subisce mosse del tipo verso cui è debole, subisce il doppio dei danni. Scegli un bersaglio debole verso il suo tipo. Ok. L'ho cliccato. Ok. Ora attacca con Onix di Brock per sfruttare la debolezza nemica. Wow, minchia che secca che gli ha tirato. Ok, battuto. Vabbè, super efficace, figurarsi. Un Geodude che si becca un colpo da un Pokémon d'acqua, ciaoone proprio. Ok. Perfetto, ragazzi. Dai, ce l'abbiamo fatta. Yuppie 2. Ah, per colpa vostra, sono occasionato a farsi friggere. Ok. Nuovo livello 5, cioè abbiamo fatto 4 livelli? Anche con Brock. E anche con Misty. Ottimo. Ma avremo sempre solo Pikachu? O potremmo utilizzare altri Pokémon? Quello che mi si viene il dubbio un attimo. Allora, gemme si usano nel negozio. Camilla Irina. Macchina allenamento, permette di fare allenare un'unità. Fortosio, permette di far allenare un'unità oppure di farle raggiungere un nuovo livello massimo. Uguale. E uguale. Camillarina. Impossibile. Come hanno fatto a batterci? E va bene, ma non finisce qui. E vai. Grazie mille, io e Camilla stavamo chiacchierando tranquillamente e poi sono arrivati quei due. Capisco, beh, per fortuna non è successo niente di grave. Van, ti presento Rina, è una famosissima allenatrice di Unima. O Unima. Piacere di conoscerti, Van Helsing. Ti stavamo cercando per chiederti un piccolo favore. Ma chi avrebbe immaginato di trovarti, di trovare anche la campionessa di Sinnoh qui a Pasio? Che sorpresa! Oh, mi conosci, ne sono onorata. Lascia che mi presenti comunque. Piacere, mi chiamo Camilla. Grazie per averci aiutate. Soprattutto tu, Van Helsing, hai lottato con grande maestria. Sento che nascondi un grande talento. Con sfidanti come te, il VPM si prospetta davvero interessante.
Adesso devo andare, spero che la prossima volta che ci incontriamo mi concederai una lotta. Va bene, se proprio insisti. Ci vediamo, Camilla. Oh, se n'è andata. Oh, Van, incredibile, Camilla ti ha fatto i complimenti. Beh, effettivamente l'ho stato proprio bene. Ma torniamo a noi, Rina, c'è una cosa di cui vorremmo parlarti. Vorremmo ampliare la nostra squadra per partecipare al VPN. Ah, ecco perché mi stavate cercando. Allora, la prima cosa da fare è lottare. È il modo migliore per conoscersi, non credi? Anche tu, Van? Qui devo combattere contro di lei, va bene? Così riesce a entrare anche lei. Ok. Vediamo, ragazzi, dai. Attenzione! Ho visto uno starter. Azzo, c'è sempre quella mongolfiera. Ok. Le unimosse? Le unimosse sono delle potenti mosse in grado di infliggere danni ingenti. Sferrando mosse in contro la rovescia all'unimossa cala. Ok. Non ho capito però, aspettate. Ah, ok, ho capito. Bella. Attenzione. Raggio unità erba. Che caspita. Aia. Questo faceva male. Ok. No, ho sbagliato. Cacchio, ho sbagliato. Aspetta. Sono shock su di lui. Vabbè, ormai l'ha tirato. Sassata, posso farlo. Ok, vai. Vediamo Onix. È la Madosca. Franet ha determinazione gratificante. Cos'è che c'ha scritto? Cos'è? Ho letto malissimo, mi sorge il dubbio, ragazzi. Va benissimo, vabbè. Ok, vai. Beh certo, sparo la difesa. Sinceramente la sparo sicuramente la difesa. Visto come si è messi. Così ci aumenta un po' la difesa e siamo anche un po' tranquilli. Che non lo fa fare con uno shock? Ok, vai. Unimossa, aia. Questa fa male. Questo fa male. Cacchio. È un bel casino, ragazzi, perché sono messo malissimo. Ecco. Abbiamo battuto. Madonna che fatica, ragazzi, mamma mia. Sì, abbiamo vinto con due Pokémon però in meno, però vabbè. Abbiamo fatto un livello comunque. Dai, ottimo. Ottimo, ottimo. Sempre le stesse cose di prima, quindi andiamo avanti e vediamo cosa succede. Sintonia risaldata.
Incredibile, Van! Sei ancora più forte di quanto pensassi. Perciò in realtà sono io che chiedervi di farmi entrare nella vostra squadra. Con piacere, benvenuto nel club. Con piacere. Evviva, non vedo l'ora di lottare insieme a voi. Ce la metteremo tutta, ce la metterò tutta. Il mio entusiasmo non si inclina facilmente. A proposito, c'è una persona che vorrei presentarmi. Si chiama Barry. Ci siamo conosciuti qui a Pasio. Mi sembra un'ottima idea. Più siamo, meglio è, no? Dov'è questo Barry? L'ultima volta che ci siamo visti mi ha detto che sarebbe andato in spiaggia. Seguitemi allora, se vai in spiaggia. Andiamo, Van. Prima ricompensa, ottimo, che abbiamo stretto l'amicizia con questo nuovo personaggio, Rina. Perfetto. Adesso Shai. Ottimissimo. Godote cum convenire, ovvero piacere di conoscerti. Io mi chiamo Belisperia. Sono una professoressa Pokémon, mi trovo qui a Pasio per fare ricerche sulle unità. Tu sei Van Helsing, giusto? Brock e Misty mi hanno detto di aver fatto squadra con un allenatore promettente, che porta sempre un berretto. Hai già dimestichezza con le lotte in squadra che si svolgono qui sull'isola? Sì, mi piace molto. Diciamo che sbagliando si impara. Sì, mi piacciono molto. Optimai! Continua così. E poi la forza dell'unità racchiude molte potenzialità ancora sconosciute. Quando le mie ricerche condurranno a qualche risultato interessante, te lo farò sapere. Ops, si è fatto tardi, devo correre a fare compere e tornare subito in laboratorio. Sai, qui vendono tanti strumenti utili per l'avventura. Che ne dire se dai un'occhiata? Forse mi sto impicciando un po' troppo. Ora vado, a presto. Vale? Grande riapertura dopo il rinnovo del nostro punto vendita. Benvenuti! Venite a dare un'occhiata alle nostre offerte. Ok. Nel negozio puoi stringere nuove alleanze, acquistare diversi strumenti e ottenere altri tramite scambio. Cerca nuove alleanze tramite ricerca unità. Ok. Ricerca unità. La caposquadra di Yoto che paralizza i nemici con corpo. Non si legge bene, ricerca unità, vabbè. Ok. Col wifi? Che figata! Perché diventa tipo come Power Ranger? Mi presento, sono la piccola Chiara. Sono a capo palestra. Ti ho rapito col mio visino carino. Ammettilo. Ora hai una nuova alleata. Usa la ricerca unità per formare la tua squadra dei tuoi sogni. Vai a scanata regali e ottieni il manuale rinforzo bonus. Il livello dell'unimossa. Il livello dell'unimossa aumenta ottenendo più volte la stessa unità. Quando il livello dell'unimossa arriva a 5 unità identiche diventano un e-ticket con lo stesso numero di stelline. Qui puoi modificare la tua squadra, fai subito una prova. Squadra. Modifica. La prima cosa è selezionare di quale unità che vuoi cambiare. Poi selezionare la nuova unità da inserire. Ok. L'unità selezionata prenderà il posto di quella precedente. La modifica è riuscita alla perfezione. Torna a fare altre modifiche quando avrai fatto amicizia con una nuova unità. Grazie, arrivederci. L'app verrà ora. Verranno scaricati i dati del gioco vero e proprio. Ok. Ok, ragazzi. Intanto il gioco si riavvia, quindi direi che ci vediamo nel prossimo episodio che andiamo avanti naturalmente con questo gioco qua che è veramente fico, 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 fico. Ma fico, 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 fico. Quindi alla prossima, mi raccomando, mettete un mi piace, iscrivetevi, sempre qua su Vanessin TV, Pokémon Master. Cosa volete di più della vita? Un Pokémon? Ciao ragazzi!